Di datemi una mano ad avere sciocchiere mio ancora. Manca parecchio per tornare dove ero, dove ero prima. Iscrizione al canale, gratis e campanellina. Se vi piace l'Inter, iscrizione al canale e campanellina. Se vi piace l'Inter, iscrizione al canale e campanellina. Allora, scherzo, dai. se vi iscrivete mi fa piacere, altrimenti va, va bene lo stesso. <ride> allora, eh, ieri sera, ovviamente, ho visto la, la, la partita ho visto una Sandoria messa bene in campo che comunque parte in pressione, senza paura, bella alta. però ragazzi, c'è da dire che io, cioè, io in part nella partita di ieri, più che diciamo la forza dominante dell'Inter verso la Sandoria, ho guardato soprattutto l'atteggiamento che ha la squadra, la condizione fisica che ha la squadra. La voglia che ha la squadra anche perché ragazzi, la Samp, parliamoci chiaro, questi nemmeno con le mani facevano gol ieri sera, no? Ma non sono comunque mai facili le partite. Anche perché noi abbiamo vinto al Lecce al 95 e, e abbiamo durato fatica anche con tante squadre che non erano del nostro livello, no? Molti dicono: mancava la condizione, non mancava solo la condizione. Secondo me, mancava sia la condizione sia la testa mentre ora se te guardi l'inter eh, sono tornate tutte e due sono tornate sia la condizione eh, che la testa è proprio l'atteggiamento dei giocatori che è diverso no le facce dei giocatori sono diverse non si mandano più a quel paese si aiutano non ricordo in quale circostanza un giocatore non dà una palla a un altro mentre fino a un mese fa gli avrebbe fatto sì Ora gli fa: Dai, non ti preoccupare, va bene, forza. Capito? È cambiato proprio l'atteggiamento dei giocatori. E quella è la cosa. Quella è la cosa più bella, secondo me. L'Inter gioca a calcio: è tornata a giocare a calcio. La palla gira veloce. Le soluzioni offensive sono tante. Il centrocampo: l'Inter non sbaglia un colpo, pur giocando è vero. Con un centrocampo a due, dove se 6 a tre, è normale, no? Hai comunque il dominio nel centrocampo perché lo dissi ieri, prima della partita. Quando se te fai il 4-2-3-1, quei due o sono due cyborg, sia a livello tecnico, che a livello atletico, che a livello tattico, altrimenti duri fatica. No? Infatti a Sandora non ha, secondo me, i due centrocampisti per fare il 4-2-3-1. però comunque, abbiamo visto una squadra messa bene in campo da Dejan, senza paura. Che, che come ho detto prima, parte alta quindi insomma, no, no, non era semplicissimo. Anche perché poi dopo loro, insomma, eh, sono venuti a giocarsela a viso aperto, soprattutto i primi 20 minuti. Capito? Quindi eh, no, non è mai semplicissimo. Poi fai il 1 0 fai il 2-0, sei in totale controllo della partita. Anche perché fondamentalmente te hai tre centrali dietro, loro hanno un mezzo attaccante. Perché con il 4-2-3-1 hai un trequartista e puoi avere anche un falso nuove, no? cosa che avevano loro con Caputo lì davanti quindi i tre centrali giocano a carte non sanno cosa fare dietro motivo per cui ieri Bastoni fa assist a ripetizione Bastoni ieri fa il regista e in più fa anche assist ecco perché in altre partite non te lo fanno fare perché ti vengono a prestare alto oppure se giochi contro squadre che hanno delle punte esterne eh, vengono proprio lì vengono lì da te per fare allargare la difesa per andare uno contro uno in queste partite Bastoni diventa un fuoriclasse perché non lo prestano e lui fa cosa gli pare perché ha un sinistro questo ragazzo ha un sinistro allucinante Bastoncino ha un sinistro allucinante ha un sinistro da trequartista lui ragazzi non scherziamo Bastoni è una roba allucinante da quanto è forte dove poi lo cioè, se te guardi la partita, dove capisci che l'atteggiamento è cambiato, dove capisci che mentalmente la situazione è un'altra rispetto a due mesi fa, lo capisci anche all'ottantesimo? Facci caso, non so se ci hai fatto caso, che all'ottantesimo Di Marco va a fare pressione sul giro palla della Sandoria, dopo che comunque stai stravincendo la partita e che mancano dieci minuti, quelle. Sono, quelli sono segnali importanti. Sono segnali importanti. Vuol dire che sono sul pezzo fino all'ultimo. E la qualità di gioco è tornata, non ti dico quella dell'anno scorso, ma non manca molto perché la palla gira veloce, la spostano. C'è la Noglu che ormai in fase di interdizione è diventato un grandissimo giocatore. Ma non l'abbiamo visto solamente... Non abbiamo visto solamente Ollassandor, l'abbiamo visto anche in Champions, no? Quindi Cialanoglu si sta completando con gioco come giocatore. E con Brozovic, io, io l'ho sempre detto, allora Brozovic ovviamente deve essere titolare, no? Però da quando è entrato Cialanoglu, le squadre avversarie hanno perso un punto di riferimento. Noi non diamo più punti di riferimento a Cialanoglu, perché è un giocatore totalmente diverso da Brozovic. Scusate, eh? dai, salutare? Vieni qua saluta, dai, dov'è parrucca? ecco, il nomino parrucca scappa, guarda, eh. dov'è parrucca? e va via capito? Con Cialanoglu gli altri hanno perso dei punti di riferimento ma anche nel pressing hanno perso punti di riferimento gli avversari non ci stanno capendo nulla praticamente vedi? è difficile anche schermarlo per loro eh, Cialanoglu quando poi rientrerà Brozovic? Cosa succederà? Quando rientra Brozovic, eh, hai modo di tenere sempre al 100% tutti i centronalisti? Perché c'hai un grandissimo giocatore, l'ho detto da quando è arrivato, eh, che è Michitalian. Che tecnicamente Michitalian è il più forte di tutti i centronalisti all'Inter. Te lo dico io, credimi. Mikitarian tecnicamente è il centronalista più forte che all'Inter perché forse qualcuno non si ricorda il Mikitarian di Manchester Michael va a sedere e a ruota uno si riposa molto semplice hai quattro centrocampisti quasi tutti e quattro dello stesso livello non dello stesso livello ma comunque molto molto livellati barellino cosa ti detto su barellino tanto della partita è già stato detto tutto Barellino tecnicamente sta migliorando tanto. Barellino si vede che sotto porta si sente molto più sicuro. Lo ha detto anche lui ieri. Lui se fa 10-12 gol all'anno, diventa uno dei centromampisti più forti del mondo a 25 anni. Gli mancava solo quello il gol a Barella. No? Qual era il suo idolo? Stankovic Stankovic faceva 10-12 gol all'anno. Ecco, se lui arriva a quei gol lì, diventa più forte di Stankovic, Barella. Anche perché è un grandissimo portatore di palla, si butta negli spazi continuamente fino al 90 Orre. lotta, deve migliorare solo nella gestione con l'arbitro perché culo troppo gli arbitro prende troppe ammunizioni e a volte è troppo irruento. Sto spaccando il capello in quattro e eh, lo so, lo so. A Barellino, se incomincia a fare 10-12 gol, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Dove lo trovi il centro a sì. Un'altra cosa che ho notato a parte il discorso tattico, De Vrij con l'uscita palla maestosa, uscite palle maestose come fa lui, sempre sul pezzo, cioè predominio assoluto sul difensore, eccolo de Brahe, questo qua. Anche lui ora c'ha prima era tutto incazzato, tutto triste, mentre ora ha visto come è, com è felice, come gioca a calcio, l'atteggiamento propositivo che ha, la condizione che ha, quando salta di testa, quando manca l'uomo, quando esce con la palla a testa alta. Forse la concorrenza gli ha fatto bene, forse a Shelby gli ha fatto bene, o forse lo hanno tranquillizzato in un altro modo, lo vedremo a breve. Allora, correa, allora, Correa, I ballerino. Il ballerino è un giocatore, che io darei via subito eh? non mi rimangio su quello che ho detto. Quelli sono gol, ha fatto un grandissimo gol, te l'ho sempre detto. Lui se soprattutto dritto per dritto, ha gli spazi, lui può fare bene perché è veloce, non lo chiappa a nessuno. Nello stretto fai frontale con i difensori perché non, lo sal non, lo non salta mai l'uomo Correa. Ma se te gli crei devoragini dritto per dritto, non lo prendi più. Però, ragazzi, anche è anche vero che questo è il terzo gol stagionale. E ha fatto un gol dove ormai la partita era già indirizzata in una certa maniera. Vorrei vedere delle prestazioni e soprattutto dei gol in partite che contano da parte di Correa. Perché un giocatore prende 4 milioni all'anno e che è stato pagato 33 milioni. Secondo me verrà ceduto e ti dirò un'altra cosa. Perché ormai è diventata, è diventata una filastrocca quasi. Gosens e Correa. No? Due giocatori che io non avrei mai preso, non mi rimangio quello che ho detto. Ma Correa molto probabilmente verrà ceduto. Su Gosenz ci sto rimanendo male, ti dico la verità, perché a me non, 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 non è mai piaciuto come giocatore. Sapevo tramite amicizie che aveva dei gravi problemi fisici. Addirittura la Gazzetta in questa settimana scrive che ha avuto dei problemi fisici anche qui all'Inter. Lo scrive la Gazzetta, eh, non lo dice Giuse 10. Però la gestione di Gozenz a me non piace. Perché non lo fai giocare mai, Zagi Questo Gosens fallo un po' giocare, provalo almeno, dagli un po' di fiducia almeno che in allenamento lui non lo veda proprio un calciatore che cammina, ma mh, sta giocando troppo poco, mm. fallo giocare, anche il gol senza un altro secondo me a gennaio, se ti danno un obbligo, va via. Concludendo il video, ricordandovi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina se vi piace l'Inter, <ride> ora viene bello, perché secondo me l'Inter è guarita soprattutto a livello mentale ora vai a torino allora per cementare tutto l'ottimo lavoro fatto nell'ultimo mese ovviamente no, devi fare una prestazione buona anche a torino perché altrimenti ragazzi eh, sta parlando del nulla se te cementi con una vittoria a torino poi c'è monaco la champions martedì quindi sono due partite toste, però le affronti, le affronti in maniera positiva. Queste due partite le affronti già con uno schema mentale diverso rispetto a due mesi fa. Le affronti con delle convinzioni diverse, perché vieni comunque da delle bellissime prestazioni, vieni da un passaggio del turno inaspettato per tutti. E quindi mentalmente la squadra, i giocatori ora credono in se stessi, sono forti mentalmente. Barcellona, e scusa, Monaco e Juventus. Sappiamo tutti che Bayern Monaco è molto più forte di noi, no? Ma la palla è tonda che Barcellona come squadra è più forte di noi. La Juventus, occhio: alla Juve io te lo dico subito, occhio alla Juventus. Occhio alla Juventus: occhio, occhio. Non pensare ad andare a Torino a fare una passeggiata. Faranno di tutto per metterci bastone tra le ruote. Occhio alla Juventus, te lo ripeto per l'ennesima volta. Martedì sera dopo la partita di Champions ci sarà il grande Divix in live sul canale che sono i dati. Anche perché poi dobbiamo fare due chiacchiere. Lui ci dobbiamo chiarire: chiarire un parolone, dobbiamo fare due chiacchiere eh, arabi americani, la proprietà. Perché anche lui ne ha parlato diverse volte. Lui non ha mai escluso categoricamente gli arabi. Comunque io Divix lo invitai anche l'anno scorso perché. A livello calcistico è uno degli youtuber che apprezzo più di tutti perché è molto preparato ed è molto bravo. Quindi è un canale, io seguo quello suo, quello di Divix. Fortunatamente anche lui segue il mio. Ci seguiamo a vicenda, ci stimiamo a vicenda e quindi martedì, dopo la partita, ci sarà Divix in live. Ragazzi, con questo io ho concluso. Per quanto riguarda il giapponese, ti ricordo sempre di lasciarlo perdere. A breve ci sarà una live, anche non so quando, appena Appena siamo liberi tutti e quattro, faremo una live su uh, col team, non con il team di Ravacciano, ma con il team Alessandro, Michele e Leiffenberg. Potrebbero esserci delle sorprese anche nelle ultime ore, magari lo organizziamo, la facciamo oggi, stasera, domani, vediamo, ma la faremo a strettissimo giro, anche perché ora ci hanno rotto le scatole. Ciao, Inter.